siamo riusciti a refrigerare il reparto. Per me era una cosa importantissima, perché fare la chemio a 33 gradi di calore d'estate non è una bella cosa. Finito questo, abbiamo detto, se il reparto fosse anche un pochettino più carino, forse sarebbe meglio. Il progetto qui è nato con un progetto di umanizzazione del reparto, e che intendeva portare storie ai bambini. Quindi io ho sempre letto, ho portato libri, fatto laboratori creativi con loro. Quindi questo è il naturale proseguimento in un momento in cui si è deciso di rinnovare il reparto. Per cui l'intento è che i bambini, guardando, possano, come dire, evadere, fare un'evasione con la testa e alleggerire il momento magari un po' drammatico o comunque difficile dell'ospedale. Sono contento che si è arrivati, dopo un lungo periodo di gestazione, a fare una pediatria ristrutturata, perché l'ospedale è sempre stato un punto di riferimento e l'ospedale di Savigliano con Besançon perde uno dei primari più illustri e più noti, e che ha dato lustro a questo ospedale, in particolare per quanto riguarda l'oncologia rivolta ai bambini, l'oncologia pediatrica. Questi anni trascorsi a Savigliano sono tanti da un lato, ora che ora ad andarsene via sembrano quasi pochi, in realtà sono quasi 21 anni. Quello che più mi ha coinvolto e quello che più mi spiace abbandonare è il rapporto soprattutto umano con le persone, perché questo vuol dire aver lavorato con della gente che è stata collaborativa, con della gente che si è impegnata e della gente che ha dato un segnale chiaro di quanto vuole bene a questo ospedale.